Adesso ci ha raggiunto Salvini e ripartiamo lì dalla Calabria perché abbiamo scoperto un po' di cose. Alessandro Filippelli. Aiutatemi! Aiuto! Stanno male, chiedono aiuto. Almeno 30 pazienti, tutti nella stessa stanza, in attesa di essere curati. Questo è il pronto soccorso del Santissima Annunziata di Cosenza. Non si sa se quelle persone sono affette da Covid-19. Questa è una cosa tutta calabrese che dimostra come la sanità in Calabria non funziona. Cioè non è vero che non ci sono le strutture ci sono ma non vengono fatte funzionare. Qui siamo a Paola, in provincia di Cosenza, ospedale San Francesco. Tra marzo e aprile sono stati spesi 350.000 euro per 4 nuovi posti di terapia intensiva. Questo è il reparto di terapia intensiva, adesso entriamo. È al momento un reparto vuoto, non ci sono pazienti, totalmente nuovo, già praticamente rifinito. E qui ci troviamo nella sala della terapia intensiva e guardate, queste sono le postazioni della rianimazione, 4 postazioni attualmente inutilizzate. Nonostante non lo ricordasse, l'ex commissario alla sanità della regione Calabria, Saverio Cotticelli, aveva predisposto a giugno il piano Covid, che prevedeva il raddoppio dei posti di terapia intensiva da 152 a 280, ma in questi mesi ne sono stati attivati soltanto 6. C'è stata una sottovalutazione e un'inerzia da parte dei responsabili dell'ufficio del commissario e da parte della regione Calabria. Noi abbiamo ospedali dismessi che potrebbero da subito ospitare centinaia e centinaia di posti letto per malati Covid. Qui siamo a Lungro, in provincia di Cosenza. Un'ala dell'ospedale è pronta per essere utilizzata. E non lontano da qui, ecco l'ospedale di Praia a Mare, altra struttura inutilizzata. Questa è un'altra ala con 5-6 stanze, con 4 posti letto per ciascuna stanza e che può essere utilizzata per qualunque insomma, esigenza. E a Cosenza il pronto soccorso scoppia, medici e infermieri denunciano, qui è una guerra, mentre il personale di altri reparti è in ferie. Io non nego che tra i medici e gli infermieri ci siano anche i cosiddetti lavativi. E anche a Catanzaro la situazione è quasi fuori controllo. Non abbiamo infermieri, non abbiamo medici e non abbiamo mezzi. Cioè noi abbiamo mezzi del 90, non c'è uno che coordina il tutto. Dalla prima ondata, perché per noi questa è la prima ondata, ancora le guardie mediche non hanno i camici per vestirsi. Non è sanità, questa è un'emergenza. Buonasera senatore Salvini. Buonasera Mario, buonasera a chi ci segue da casa. Questa è la situazione in Calabria. In questa situazione abbiamo visto nelle ultime ore una cosa incredibile, lo raccontavamo all'inizio, di questi commissari, in una settimana 4 commissari che saltano con figuracce una dopo l'altra. La domanda è, secondo lei il ministro Speranza si deve dimettere, anche se siamo nel pieno della pandemia e quindi togliere il ministro della salute in una situazione di questo genere, molti dicono non si può? Ma guardi, noi siamo pagati per risolvere problemi. Chiedo a chi è a casa, ed è un padre di famiglia, è un amministratore di condominio, è proprietario di un negozio, di una piccola impresa, se sbagli 3 nomine in una settimana. Cioè, se nomini 3 persone sbagliate nell'arco di una stessa settimana, una si dimette, l'altra si dimette, la terza si dimette, qualcuno ti viene a chiedere conto del fatto che non sai fare il tuo lavoro o no? Detto questo, andiamo avanti, mi sembra evidente che stiamo facendo una magra figura agli occhi del mondo. Io, senza conoscere nessuno, però ho chiamato in Calabria, ho chiamato dei medici, ho chiamato dei professori universitari, ho chiamato il governatore reggente Spierlì e gli ho detto, ma scusate, non c'è in Calabria, visto che io ho incontrato nel mondo medici calabresi eccezionali. Il premier britannico è stato curato da un medico calabrese, il primo paziente Covid in Lombardia è stato curato da un medico calabrese. Non c'è in Calabria
un medico, un primario, un rettore calabrese che invece di andarlo a cercare in giro per il mondo possa risolvere i problemi della sanità calabrese. Forse sarebbe anche necessario chiedersi se è necessario un commissario. Se è necessario ancora un commissario, perché 10 anni di commissariamento sono una cosa abnorme. Appunto. Giovedì i sindaci calabresi, e io sarò insieme a loro, saranno davanti a Palazzo Chigi a chiedere che la Calabria torni a essere padrona del suo destino, quindi basta coi commissariamenti dall'alto, appianamento di debiti fatti da altri, perché questi commissari stanno, sbagliano, scappano e lasciano il buco. Ma faccio un esempio, il presidente Spierlì mi ha detto: guarda, io conosco il bravissimo direttore del centro trapianti della Calabria, che si occupa di trapianti in tutta la Calabria e anche in altre città italiane, il professor Rino Mancini, lavora all'ospedale di Reggio Calabria, ha un master in economia sanitaria. Io non lo conosco. Rino Mancini, però chiunque durante la pausa pubblicitaria, meglio di Gino Strada. Chiunque durante la pausa pubblicitaria a casa digita su Google Rino Mancini ospedale Reggio Calabria, vede un curriculum lungo 15 pagine di un medico calabrese che sta curando i calabresi, che conosce gli ospedali calabresi. Ma perché bisogna andare a cercare fenomeni che peraltro non sono fenomeni dall'altra parte del mondo quando ce l'hai in casa tua la possibile soluzione? Quindi è questo. Vabbè, andremo anche noi, senatore, andremo anche distante, noi. Andremo lontana. Anche noi. Però al di là di questa figuraccia evidente, palese sui commissari, credo indiscutibile, però diciamo che invece sulla gestione a zone, zona rossa, zona gialla, su cui anche noi qui abbiamo molto ironizzato, però se il ministro Speranza le potrebbe dire: però la mia linea sta funzionando. Aspetta, addirittura alcune regioni stanno dicendo, come la Lombardia e il Piemonte, forse possiamo pensare di tornare indietro. Quindi le potrebbe dire: sì, forse ho sbagliato le nomine, però il piano che stiamo facendo invece a livello nazionale funziona. Guardi, lascio giudicare ai cittadini, ai sindaci, agli imprenditori, ai lavoratori che dalla sera alla mattina si sono sentiti dire: tu apri, tu chiudi, tu stai a casa, tu vai a scuola, tu esisti e tu non esisti, se è stata gestita in maniera oculata. Detto questo, questo lo giudicheranno gli italiani, che si stanno comportando in maniera eccezionale, e la storia. Intanto cosa si può fare di più? Curare a casa le persone, e non capisco perché il governo non abbia ancora approvato dei protocolli per curare a casa le persone che possono essere curate a casa e non in ospedale, usare tutti i mezzi necessari, e penso al plasma iperimmune, che è usato in tanti ospedali italiani, e anche su questo non capisco perché non si invitino gli italiani, perché il Presidente del Consiglio, il Ministro della Salute non inviti alla donazione del plasma coloro che sono stati guariti dal virus, perché è dimostrato scientificamente che sta guarendo decine di migliaia di persone. Però sa che ce ne siamo occupati, senatore, zero. Sa che su quello c'è molta cautela, ne abbiamo raccontato la scorsa settimana, ci siamo un po' bloccati su quella cura del plasma che viene fatta in alcuni ospedali. Ma perché? Perché io non lo so, perché non lo so. Se funziona, perché? Forse perché costa troppo poco, come altri farmaci. Così. Forse perché a qualcuno rendono più farmaci che costano 2.000 euro a trattamento. Non voglio pensare male. Non voglio pensare che anche sulla vita degli italiani ci sia qualcuno che fa un calcolo economico. Non ci sono bacchette magiche, non ci sono pozioni magiche, ma qualunque strumento i medici, non i politici o i giornalisti, i medici stiano usando da mesi con successo, si chiami plasma iperimmune, si chiami idrossiclorochina, si chiami aspirina, si chiami Giuseppe. Ora io mi domando perché non mettere a disposizione questo strumento di tutti i medici e i malati italiani, quindi cure a casa, tamponi a casa. Io ringrazio Luca Zai e la Regione Veneto, che ha fornito di 100.000 saturimetri a casa i cittadini veneti e che ha istituito un tampone veloce, un kit veloce, anche lei, il come gli esami per scoprire se... L'ha provato anche lei il tampone? No, non ancora, perché sono a Roma. L'ho visto e non Zai ce l'ho, che lo provava in però diretta. Come fai a casa il test di gravidanza, che ovviamente poi necessita di altre prove, ma ti dà una prima indicazione, ora invece di andare in coda, pagare 60 euro, fare la coda, stare 7 ore in macchina, questa è la soluzione, andare a casa degli italiani, andare a casa dei malati italiani, andare a casa degli anziani italiani portando loro la spesa, come fanno tanti sindaci e tanti comuni. Quindi vorrei che il governo si occupasse di questo,
C'è polemica. L'ho portata in Calabria e adesso la porto in campagna. Abbiamo fatto una lunga inchiesta, prima abbiamo fatto vedere l'inizio, andremo avanti per tutta la sera. Adesso guardi questo servizio, cosa abbiamo scoperto sui numeri della campagna. I posti che dicono noi non li troviamo perché non ci sono, non sono fruibili. Sono dei posti potenziali, ma non sono dei posti effettivi. Da un lato le file di ambulanze e auto private all'esterno degli ospedali, dall'altro i bollettini della regione che dichiarano ampia disponibilità e il giallo dei posti letto in Campania. Non ci tornano i conti semplicemente perché anche questa mattina avevamo la necessità di dover trasferire dei pazienti ad alta intensità di cura e la centrale operativa ci dà disponibilità zero. Sulla carta, tra pubblico e privato, c'è stata un'escalation di posti letto. Dal 5 al 6 novembre i posti di degenza sono passati da 1940 a 3160. Dal 19 ottobre ad oggi la terapia intensiva è passata da 113 posti a 590 fino a 656. Eppure all'ospedale del Mare accade che malati Covid restino per giorni in reparti non Covid. Il paziente staziona in reparto perché non ci sono posti disponibili, ponendo però a rischio di contagio poi gli altri degenti e anche gli operatori sanitari. Ma com'è possibile tutto questo se la regione assicura tanta disponibilità? Il mistero starebbe nella terminologia. Secondo i medici, non tutti i posti indicati come disponibili sarebbero già attivi. Sono posti letto attivabili in gran parte. Quello che vediamo sui bollettini non corrisponde alla realtà che viviamo. Per l'ospedale del Mare, ospedale modulare, 72 posti previsti, 16 attivi. L'ospedale modulare di Salerno, inizialmente 24 posti previsti, poi non c'era lo spazio perché ci si potesse muovere, arrivano a 18. In sostanza 6 sono utilizzati. Non puoi pretendere improvvisamente di dire ci sono centinaia di posti, ci vogliono i respiratori, ci vogliono le attrezzature, ci vuole il personale che non c'è. Per poter attivare questi posti letto occorrono circa 250 anestesisti e circa 1000 infermieri che devono fare una guardia H24. Questo personale al momento non c'è. E in questo mare di numeri a pagare sono i pazienti, come ci racconta Elena. Il nono giorno in cui mio zio è venuto al pronto soccorso perché non ci sono possibilità di spostarlo. Sono posti attivabili, ma in mancanza di medici, in particolare di anestesisti, questi posti in realtà non ci sono, non sono disponibili. Elena ci fa sapere che lo zio è morto per una crisi respiratoria, senza essere riuscito a trovare uno dei tanti posti dichiarati disponibili. Lo zio di Elena è morto perché quei posti dichiarati disponibili sulla carta in realtà non c'erano. Poi i posti cambiano di giorno in giorno, questo è il servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi, le dichiarazioni dei medici nei giorni scorsi, può essere che poi i posti si creino, però insomma qualcosa è successo, caro senatore. Ma la mia domanda non è tanto su quello che pensa di De Luca, penso di immaginarlo, l'ha già anche detto, però non è che ci siano stati un po' di errori complessivamente da parte delle regioni, che la gestione in questa emergenza sanitaria sia venuto meno un modello di gestione fra Stato e regioni, e questo anche per errori delle regioni. Qualcuno sta dicendo addirittura aboliamo le regioni o modifichiamo il potere delle regioni sulla sanità. Questa è una follia. Se c'è un automobilista che passa con il semaforo rosso, va punito quell'automobilista. Non vanno tolte le patenti a 60 milioni di italiani. C'è qualcuno che ha sbagliato? Sì. De Luca ha sbagliato, mi sembra evidente. Faceva il fenomeno su Facebook, il lanciafiamme, state a casa, andate a ballare, chiudiamo, apriamo, e il servizio che avete mandato in onda dice più di tante altre cose. Le immagini settimana scorsa con persone che morivano di stenti, abbandonate nei bagni di un pronto soccorso, ahimè è qualcosa che ti fa arrabbiare, ti fa diventare ancora più voglioso di intervenire. Ma se uno sbaglia va punito quello. Ma non sono stati fatti degli errori anche in Lombardia, che in Italia ci sono, ma chiunque ha sbagliato. In Lombardia è esplosa la bomba e in quei giorni è chiaro che medici, infermieri, sindaci, il governatore, chiunque ha cercato di fare il meglio. Però io dico, ma per fortuna che l'Italia è l'Italia dei comuni, dei campanili, delle regioni, delle identità, della solidarietà, delle comunità. Perché se avessimo aspettato il governo e il commissario Arcuri,
di cui avete parlato a inizio trasmissione, che doveva fornire le mascherine e non le ha fornite, doveva fornire i respiratori e non li ha forniti, doveva occuparsi di scuole e non se ne è occupato. Più sbagliava, più veniva promosso. Non so che santi ha in paradiso questo signore. Potente, uno, come si fa uno normale a occuparsi dell'Ilva di Taranto, dei vaccini anti-Covid, della sanità, della scuola? Ma se fosse un genio avrebbe difficoltà. Ma lei ha chiesto le dimissioni dell'assessore quindi... Gallera? È vero che ha chiesto le dimissioni dell'assessore Gallera? In Lombardia? No, in questo momento bisogna lavorare per superare l'emergenza sanitaria e prevenire l'emergenza economica. Mario, attenzione, adesso parliamo dell'economia. Senatore, fermi. Gli italiani. Adesso arriviamo a parlare dell'economia. Quindi ma non prima... è il momento in cui chiedere le dimissioni di Tizio Caio. Certo, se io avessi di fronte a me il presidente dell'INPS, che ancora oggi a fine novembre non ha pagato le casse integrazioni, o il commissario ai fallimenti, io chiederei loro se non hanno, quando vanno a letto la sera, scrupolo di coscienza a prendere quello che prendono per non risolvere i problemi che dovrebbero risolvere. Questi sì, perché decidono della vita degli italiani. Senatore, per il resto, uniamoci. Faccio un'altra proposta, Mario, e poi mi intaccio. Ci sono in Italia 19.000 farmacie. Sì. Ci sono farmacisti che sono morti per dare una risposta ai pazienti. Ora, superando un regio decreto del 1934, perché stiamo parlando di questo, si potrebbero fare tamponi, punture, interventi direttamente nelle farmacie, e i farmacisti sono disposti a farlo. Ora, visto che Conte ha fatto decreti sulla qualunque a decine, suggerisco, se ci sta guardando qualcuno del governo, fate tre righe per superare questo regio decreto del 1934 e permettete ai farmacisti di fare ancora meglio il loro eccezionale lavoro, permettete ai medici con i protocolli sanitari per le cure a casa di fare ancora meglio il loro lavoro, e così facendo si aiutano gli italiani. Altro che nomine dei commissari ad capocchiam. Ad capocchiam non è male. Tra poco parliamo anche di tutta la parte economica, visto che parlavamo della sanità lombarda. Abbiamo al telefono, e sono davvero contento, una persona che in un ospedale della sanità lombarda, Vimercate, è stata curata ed è uscita proprio oggi dall'ospedale, e sono contento che sia in collegamento qui con noi. Mi fai vedere la clip dell'uscita dell'ospedale di oggi pomeriggio, Donato? Finalmente vado a casa, sono felice, ma vi auguro oggi bene davvero, buon lavoro, sono commossa, guarda, davvero. Iva, ci sei, Iva? Sì, ciao, buonasera, buonasera. Come sta? Salvini, buonasera. Come sta, Iva? Guarda, buonasera, io Iva, un abbraccio. Grazie, sono uscita dall'ospedale di Vimercate, non perché dice adesso perché ti hanno curato bene, sei guarita, devi parlare bene per forza, no. Veramente io ho avuto un trattamento, ma non da io, tutti nel reparto mio eravamo 58 ammalati di Covid, chi più o meno, chi più grave, chi meno grave. Sono meravigliosi, persone straordinarie che ci hanno curati in modo encomiabile. Guarda, persone che fanno sacrifici, abbiamo detto che erano angeli, eroi, no, sono grandi professionisti che lavorano con dedizione, con dei sacrifici inenarrabili, perché rimangono addirittura 8 ore senza poter neanche andare a fare la pipì, senza bere. Per cui davvero, grazie, è un ospedale nuovo, tutti. Bello, io mi sono trovata benissimo, io ho dato la mia disponibilità per il plasma. Non è facile, nel senso che adesso devono valutare se sono idonea, okay. E lo faccio col cuore, perché so di poter salvare persone. Io ho ancora un fratello all'ospedale lì a Vimercate, abbastanza grave, perché è un grande cardiopatico, per cui sono molto 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 presa da questa cosa e voglio dare il mio plasma. Quindi, e voglio fare anche un encomio, un ringraziamento a tutto l'ospedale, perché davvero lavorano in modo egregio. Iva, come stai tu? Io sto abbastanza bene, sono un calzino rovesciato, sono un sacco vuoto, però piano piano, sicuramente adesso se mi hanno dimesso mi riprenderò, dai. Allora ho passato brutti momenti, perché ho tutte le fasi, sono partita con dei dolori tremendi a tutte le giunture, tutte le ossa, una cosa pazzesca, ma fin lì andava bene. Poi è subentrata invece una bronchite, poi è arrivata la polmonite bilaterale, poi ho dovuto mettere
naturalmente l'ossigeno perché non respiravo bene, ma insomma c'era chi stava molto molto peggio di me. Salvini. E questi infermieri, dovevi vedere, avevano parole buone per tutti, facevano fare le videochiamate. Dai, Iva, aspetta che ti saluta e poi ti aspettiamo qua in studio la prossima settimana. Ti saluta il senatore Salvini. Sì, grazie. Iva, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, anche perché hai dato uno spaccato di quella che è la sanità italiana, in questo caso la sanità lombarda. Sono state dette e scritte tante ingiustizie, tante nefandezze. Hanno curato Iva Zanicchi, ma l'avrebbero curata come hanno curato altre migliaia di persone, anche se non si chiamavano Iva Zanicchi, dai 20 ai 90 anni. Quindi ti ringrazio per la testimonianza di affetto e di efficienza che hai fatto per tanti medici, operatori sanitari della mia, tua e nostra Lombardia, che è stata diffamata troppe volte in questi mesi. Grazie Iva, ti aspettiamo qui martedì prossimo. Grazie Iva. Grazie. Ciao, un abbraccio grazie, da tutti grazie, noi. Grazie, e sai che ti vogliamo bene, Iva. Un bacio affettuoso a tutti. Ciao. Grazie. Senatore Salvini, il tema economico, la manovra... Mario, io mi scuso se ogni tanto abbasso, mi scuso con te e con chi ci guarda, se ogni tanto abbasso gli occhi, però siccome ho acceso WhatsApp e do un occhio anche ai messaggi che arrivano dai cittadini su Facebook, su Instagram, perché ogni tanto arrivano delle indicazioni, dei suggerimenti, dei consigli, delle testimonianze importanti, non è che sto facendo crociate, è arrivato esempio, qualcosa appena scritto di importante. Un sindaco calabrese che sarà a Roma giovedì, che appunto dice lasciate a noi la gestione della nostra terra, perché di commissario in commissario non hanno risolto i problemi, hanno lasciato dei buchi di miliardi. Quindi mi sembra giusto, ci sono eccellenze calabresi in giro per normale. Il mondo, che il prossimo commissario fosse un calabrese mi sembrerebbe normale. Senatore, la manovra finanziaria, 38 miliardi, 10 per gli statali, 5 alla cassa integrazione, sgravi fiscali. Lei l'ha vista, ha partecipato, Conte l'ha chiamata o si è trovato il... Zero. L'ho letta sui giornali come lei. Ah. Poi, detto questo, non sto a lagnarmi o, come si dice a Milano, a fare il piangina. Ma siccome anche oggi il presidente Mattarella ha invitato alla collaborazione, al dialogo, tu capisci che è difficile dialogare con qualcuno che ti fa leggere sul giornale quello che dovresti fare insieme. A quanto abbiamo letto, per le famiglie e le imprese italiane c'è poco e niente. Partite IVA, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, precari, famiglie numerosi, disabili. Io mi domando perché ci si dimentichi da parte del governo da mesi di 6 milioni di italiani che non sono fantasmi e che il virus e la chiusura la stanno pagando doppiamente. Ci sono 6 milioni di disabili, pensiamo alle mamme, ai papà, i bimbi autistici senza scuola e senza didattica a distanza, i non udenti, ci sono 1 milione di sordi in Italia, per cui la mascherina è un ostacolo, è un problema. E a quanto abbiamo letto non c'è nulla. Ora però... si rinnovano il reddito di cittadinanza, pagano i monopattini elettrici, banchi con le rotelle, ma si dimenticano degli agenti di commercio, degli agenti di moda. Pensa che nel decreto ristori, non ho capito in base a quale principio, c'è una distinzione fra i negozi di calzature per adulti e i negozi bambini. Di calzature sì, per bambini. Sì, però senatore, io ho visto anche le sue proposte, ha fatto italiani. Oggi le 7 proposte, indennizzare i costi fissi per piccole e medie imprese, tagliare le quote dell'IVA, eccetera, eccetera. Però la mia domanda poi è sempre la stessa, se Conte non la chiama, se non si apre un tavolo di confronto, come si chiama? Non più mi posso mica autoinvitare a casa di qualcuno. No, però mi sembra che una disponibilità del PD e di una parte del centrodestra a dialogare ci sia, la disponibilità sua ad aprire... una forma di dialogo, c'è o no? Ma assolutamente, noi abbiamo offerto al governo un nostro studio fatto dai tecnici della Lega per settimane che arriva a 20 miliardi e 200 milioni di taglio dell'IVA. Sì. L'IVA entra in casa di tutti coloro che sono davanti alla televisione, belli e brutti, simpatici e antipatici, giovani e meno giovani. Abbiamo studiato questa proposta calcolata al centesimo, azzerare l'IVA sul pane, il latte, la frutta e la verdura che oggi è al 4% e abbassare di 2 punti
l'IVA sulle bollette della luce, del gas, sull'abbigliamento, sul mobile. Pensi che qualcuno ci abbia detto qualcosa? Niente. Ma almeno dimmi no, non sono d'accordo, crepa, mi stai antipatico. Noi più che fare proposte dettagliate, concrete. Poi il presidente Mattarella invita al dialogo, ma se io dialogo con un muro, è difficile dialogare con un muro. Torniamo su questo punto. Poi ripeto, se al governo ci fossero dei geni, dice, vabbè. Però purtroppo noi siamo pronti anche domani, ripeto, a dialogare anche in forma istituzionale. Se il presidente Conte sta guardando la trasmissione e domani ci vuole incontrare per capire, per confrontare, poi non pretendo che tutte le proposte della Lega o del centrodestra o delle imprese italiane vengano accettate dal governo, ma su 100 cose che proponiamo ce ne saranno 5 che vanno bene. Ho un tavolo con Conte, lei ci siede anche domani. Senatore, ho una fascia pubblicitaria, torniamo subito dopo a approfondire questo e altri temi. A tra pochissimo, lei resti lì, senatore. Allora, tra poco torneremo anche, senatore Salvini, a occuparci dell'economia, però siccome anch'io leggo i messaggi come fa lei che mi arrivano, mi è arrivato poco fa un messaggio che dice non vi occupate anche voi più di immigrazione. Figuriamoci se noi non ci occupiamo, ce ne occupiamo tutte le settimane e anche questa settimana, anche perché abbiamo il dato aggiornato, più 1600% gli sbarchi, eccolo qua, del novembre di quest'anno rispetto al novembre dell'anno scorso. Erano l'anno scorso 294, quest'anno 5021. Quindi c'è stata questa crescita e si creano delle situazioni così. Guardi, senatore Salvini, che poi le faccio una domanda su questo servizio. Poco giorno fa è passato, ci sono qualcuno che scrive, noi già qui pronomeni. Non c'è niente, non ho cazzate loro, dici. Siamo in Sicilia, a Castelvetrano, provincia di Trapani. Qui, in un'ex azienda di calcestruzzi, c'è uno dei ghetti più grandi d'Italia. Qua al ristorante non c'è luce, non c'è acqua, non c'è niente proprio qua. Non l'Africa, un altro pianeta, qua c'è un bordello che porta. E qui sembra davvero di essere su un altro pianeta. Spazzatura ovunque, cadaveri di animali con mosche attorno, condizioni igieniche disastrose. Una situazione che, unita all'emergenza coronavirus, non può che peggiorare le cose. Ci sono stati 6 migranti positivi che sono stati visitati appunto dai medici. Nel momento in cui dopo 2 giorni sono andati a recuperarli per metterli in isolamento obbligatorio, non li hanno più trovati. Sono scappati? Sì, sono andati via, non li hanno più trovati. E sentite cosa ci ha detto il responsabile della squadra di medici che ha eseguito i tamponi al ghetto. I tamponi sono stati fatti a tutti quelli che erano... No, non a tutti, perché erano diverse, forse centinaia. Chi si rifiuta non potevamo costringerlo in quel momento. Queste settimane ci stanno almeno quasi 1000 persone. Allora, con questo virus io non ci credo. Non c'è niente. E perché? Non ho cazzate loro, dici. Questi sono dei migranti economici che in questo periodo sono qui per la raccolta delle olive, ma si spostano, andranno via a Rosarno, andranno a Foggia. Il fatto che queste persone non sono tamponate e non sappiamo praticamente se siano positive o meno, sono dei veicoli di contagio che girano. Siete un po' preoccupati per questa situazione? Noi siamo preoccupati. Abbiamo scritto al presidente della regione Sicilia perché potesse istituire in quella struttura una zona rossa. Però non ho avuto alcuna risposta. No, non ho avuto nessuna risposta. Insomma, non si riescono neanche a fare i tamponi, ci sono dei positivi che spariscono nel nulla, gli altri vanno in giro, non deve essere preoccupato solo il sindaco di Castelvetrano, bisogna preoccuparsi un po' tutti, noi stiamo dicendo. Ma nel frattempo, visto che Musumeci è della sua maggioranza, una telefonatina forse al governatore su questa situazione si può fare, senatore?
Posso mandargli anche un WhatsApp in diretta, così come in diretta mentre stavi parlando mi ha scritto il nostro consigliere regionale della Campania Severino Nappi, perché adesso sono sbarcati 16 immigrati nella penisola sorrentina. Cioè ormai siamo arrivati non agli sbarchi a Lampedusa, cioè stanno arrivando, fra un po' sbarcano a Santa Margherita Ligure, io non so su che barchino, sono appena sbarcati in 16 e stanno passeggiando per il paese a Massa Lubrense, penisola sorrentina. A me piange il cuore perché io ci ho messo un anno di lavoro, di fatica e di sudore a chiudere centri abusivi, baraccopoli gestite da associazioni regolari o irregolari, e adesso con queste migliaia di sbarchi stanno tornando a dar da mangiare a queste realtà illegali. Ti dico che io a dicembre sarò 3 giorni in un'aula di tribunale, lo dico a chi è a casa, 1° dicembre, 4 dicembre e 12 dicembre sarò a Catania e a Palermo per quello che ho fatto, con orgoglio, per aver fatto quello che ho promesso di fare agli italiani, ovvero sia controllare i confini, difendere il mio paese, la sicurezza del mio paese e limitare gli sbarchi, ma ci vado a testa alta perché ministri, ritengo, no? Cioè, di aver fatto il mio... chi c'è? Di sì, Maio, ci saranno udienze, convocazioni, Conte, Di Maio, Toninelli, Lamorgese, io starò un po' a Catania, un po' a Palermo, preferirei occupare le mie giornate in altro, perché durante la pubblicità mi hanno scritto ad esempio gli odontotecnici che sono dimenticati, gli agenti di commercio che sono dimenticati. Sull'immigrazione, Mario, l'abbiamo dimostrato, volere si è potere. Può senta... Volere e potere, se vuoi i confini li difendi, se vuoi i confini italiani li difendi. In questo momento il governo è complice di quello che sta accadendo ed è un problema non solo economico ma anche sanitario. Perché quanti di questi signori rispettano zone gialle, arancioni, rossi, tamponi, distanze, mascherine, se ne fottono. Aggiungo una riflessione, tu sai in quante periferie italiane a Milano, in Viale Monza, a Torino, a Porta Palazzo, nelle periferie di Roma stanno in 10, in 15, in un appartamento di 50 metri, senza controlli, portando in giro il virus sugli autobus e sulle metropolitane. Poi è un bel da chiedere agli italiani, state attenti, state lontani, ti muto, Natale, ti inseguo, eccetera, quando eccetera. Ci sono i clandestini. Che... situazione... posso dirti che quello che hai fatto vedere inizio trasmissione con quel virologo che consigliava di passare il Natale via Skype. Già, ne parliamo anche di questo ridire. Dopo. Ne parliamo di questo, posso però dirlo. Prima le devo chiedere un'altra posso cosa. Posso dirlo. No. Natale via Skype se lo passi lui. Parliamo, lo passi lui. Ne parliamo, glielo faccio anche risentire. Manca più di un mese. Possono lasciare ai nostri figli quantomeno il sogno che la notte di Natale arrivi con mascherina o senza mascherina Gesù Bambino? Senatore, parliamo dopo del Natale. Che la mattina adesso si possono vedere di... mamma e papà con i nonni? Mi faccio Ma ti pare normale che uno a metà novembre vada in televisione a dire fate il Natale su Skype e comprate i regali su Amazon? Ma basta con sta Amazon. Io ho visto che c'è in Francia una petizione, la sto studiando e mi piace, sostenuta anche dal sindaco di Parigi, Natale senza Amazon, ma non perché siamo dei retrogradi, evviva la tecnologia, evviva Amazon Prime, ma vogliamo desertificare le nostre città, massacrare le nostre botteghe, i nostri negozi? Possiamo almeno pretendere che paghino tutte le tasse come tutti gli altri? Troppo facile. Competere con un click. Torneremo, senatore, a parlare del Natale. Facendo arrivare lei i prodotti. Oggi... Su questo mi incazzo. Perché è troppo facile. Natale in anticipo su Amazon. Oh! E i rapporti sociali? Fra un po' facciamo l'amore su Amazon. Ma dai, non scherziamo. Oggi, senatore Salvini, si è arrabbiato anche per un'altra cosa, oltre che per questa. Si è arrabbiato per le condizioni in cui vivono e lavorano soprattutto gli agenti penitenziari del carcere di Brescia. Ah, certo. Ha mostrato delle foto con cibo scaduto, condizioni insomma in cui non si può lavorare, sinceramente, quello che documentano le foto. Le ha risposto il ministro Bonafede? Sì, buonanotte. Quello che state vedendo in televisione sono delle foto che mi arrivano dagli agenti della polizia penitenziaria. E foto del genere mi arrivano tutti i giorni. Fai rivedere quella roba lì? Sì, questa qua. E vorrei sapere se qualcuno dà da mangiare ai suoi figli non lo quella roba lì. Che ci chiedevamo anche marcia che cosa vermi, fosse, senatore. Con le larve. Mi hanno detto che sono lenticchie coi vermi. Non so se è una nuova specialità... dall'estremo oriente o è una ricetta de gourmet di Masterchef, però dare a dei nostri uomini, a delle nostre donne in divisa che si fanno un mazzo così
rischiano di ammalarsi, di prendere le botte dal primo spacciatore magrebino che si trovano in carcere e gli dai da mangiare le lenticchie coi vermi, certo, da italiano, da ex ministro dell'interno, mi arrabbio. Anche perché poi qualcun altro, non voglio entrare nel merito, ha colazione, pranzo e cena gratuito e garantito a spese degli italiani. E basta, Chi, basta, chi, è, chi è che ha colazione? Comunque no, il ministro Bonafede non ha chi risposto. Chi è che ha colazione, pranzo e cena? A chi si riferiva? Ma a qualunque immigrato regolare presente in Italia che ha la sanità gratuita e ha tutto gratuito. Alla faccia dei nostri anziani che invece devono farsi la coda e pagarsi il ticket. Ora io voglio salvare tutto il mondo, aiutare tutto il mondo, ma siccome in questi tempi mi chiamano personalmente mamme, papà, nonni, senza sorriso, senza speranza, senza cena, senza denti, senza denti. Ci sono migliaia, se tu aprissi il telefono di Rete 4 adesso, che uno non ci pensa, non parlo delle pulizie dei denti o delle cure di bellezza, ma ci sono persone che non si possono rifare i denti, mentre a qualcun altro lo Stato italiano, a spese degli italiani, garantisce tutto. Certo. E non fra gli arrabbiati, mi sembra moralmente corretto. E fra gli arrabbiati, senatore Salvini, ci sono anche tanti imprenditori come loro. Nonostante i divieti e le imposizioni del governo, questo ristorante di Firenze ha deciso di restare aperto. Io voglio rimanere aperto. È giusto fare in questo modo, devo mantenere io alla mia famiglia, alle mie persone che lavorano qua, dato che nessuno manda una lira. Noi non abbassiamo la testa di fronte a nulla. Sono incazzato come una iena. La moglie a casa, il mutuo di casa da pagare e l'affitto del ristorante da pagare. Ma dove c***o arriviamo così? Sei pronto a farti arrestare? Se devo andare dentro, andrò dentro. Siamo stati da lui proprio mentre infrangeva le regole e guardate cosa è successo. In quattro persone. Due agenti della municipale che sono venuti. Lei porta avanti le sue istanze, però noi dobbiamo fare il nostro lavoro. No, io non chiudo, io rimando aperto. Ma questi sono i ristoratori fiorentini che protestavano. Abbiamo in collegamento Momi, che è quello che dice: io non chiudo, vado avanti, perché che devo fare? Non posso vivere. Non posso vivere se chiudo. E ha preso la multa mentre noi eravamo lì, la terza multa. Siamo fermi a tre, Momi, o ne sono arrivate delle altre? Buonasera dottor Giordano, intanto per adesso le multe siamo a tre, possono bastare momentaneamente, forse il problema delle multe. Lei continua a tenere aperto? Assolutamente sì, la mia protesta va avanti perché solo io posso mantenere queste persone. Il problema è che la gente in strada non c'è, ovviamente è terrorizzata da tutta la situazione, quindi non è che c'è gente che va fuori a mangiare, non mi sto coprendo d'oro in questo momento. È la stessa situazione dall'altra parte d'Italia, nella Calabria, Maurizio Tedesco, che ha un'attività, un negozio di famiglia, di generazioni di abiti da spose. E anche lui sta dicendo, vero Maurizio, lei dice io non chiudo perché non posso chiudere, non riesco ad andare a vivere se chiudo, è così? Effettivamente, buonasera a tutti. E io sto portando avanti questa protesta perché già il nostro settore del wedding è sotto shock, perché purtroppo dal dopo il primo lockdown abbiamo avuto molti matrimoni rimandati e attualmente io sto restando aperto, anche se per fortuna non è venuto nessuno a disturbarmi, per cercare di andare avanti con la quindi nostra quindi lei attività, zero multe, per però sta infrangendo le regole. Ecco, senatore Salvini, noi poi ci occuperemo più avanti anche con Sgarbi proprio di questo tema delle regole, perché da una parte ci sono regole un po' assurde, dall'altra parte c'è l'esigenza, ovviamente, persone che dicono io non lo faccio perché, ma lo faccio perché devo vivere. Però nello stesso tempo io credo da rappresentanti, chi della comunicazione, chi delle istituzioni, uno dice però le regole, infrangere le regole non è mai una cosa giusta e bella. Lei che cosa dice a Momi e a Maurizio? Ma innanzitutto li abbraccio, perché non mi hanno la faccia dei pericolosi delinquenti, ma la loro preoccupazione è dare gli stipendi ai loro collaboratori. Perché se i loro collaboratori avessero dovuto aspettare la cassa integrazione o i sussidi del governo, avrebbero fatto in tempo a crepare di fame. Poi la domanda da farsi è, sia Momi che l'amico calabrese, hanno speso dei soldi in base alle richieste del governo per mettere in sicurezza i loro locali? Sì.
perché il governo gli ha detto: se spendi questi soldi e le mascherine, il plexiglass, le distanze, i sanificatori, puoi lavorare. Ora, dal mio punto di vista, se ci sono delle attività che sono a norma, che hanno speso dei soldi, dove la gente non si è ammalata, perché le devi chiudere dalla sera alla mattina? Punto di domanda. Se qualcuno ha fatto il furbo e non ha speso quei soldi e non ha messo in sicurezza i suoi locali, e allora si intervenga su questo qualcuno, ma non si può dalla sera alla mattina decidere: tu hai speso 20.000 euro per sistemare il tuo ristorante, la tua palestra, la tua piscina, il tuo teatro, il tuo bar, chi se ne frega, quei soldi li hai spesi in vano e io ti chiudo. Non penso che sia un ragionamento etico e corretto, anche perché l'Italia in questo momento è divisa fra i garantiti e coloro che garantiti non sono. È uscita pochi minuti fa, Mario, non so se l'hai vista, la notizia dello sciopero generale per il 9 dicembre di CGIL e CISL e UIL per i dipendenti della pubblica amministrazione. Appunto, volevo perché chiedere, sono arrabbiati col che governo. Ne pensa? Che ora, ne pensa? Ora, secondo me, secondo me è un errore in questo momento, perché in ogni caso i dipendenti della pubblica amministrazione, con tutte le migliorie possibili, una garanzia a fine mese ce l'hanno, a fronte dei milioni di lavoratori del privato, lavoratori autonomi, partite IVA, commercianti, precari, agenti, i piccoli imprenditori che non hanno nessuna tutela. Però permettimi di dire che il governo mi sembra che voglia scherzare col fuoco e che a volte cerchi lo scontro sociale. Settimana scorsa c'è stato lo sciopero dei metalmeccanici. Adesso lo sciopero della pubblica amministrazione. I sindaci calabresi saranno davanti a Palazzo Chigi giovedì. Ma non viene il dubbio a qualcuno che davanti al televisore che non ci sia la ricerca di uno scontro, di un conflitto, cioè, per giustificare la permanenza al governo di persone che non sono evidentemente adeguate? Cioè lei sta dicendo che il governo sta cercando... No, aspetti, perché questa è un'affermazione. Cioè lei sta dicendo che il governo... Le viene il sospetto che il governo stia addirittura cercando lo scontro per garantire... Ma una serie di errori così sono inammissibili. Una serie di errori. Tre commissari nominati in Calabria che si dimettono tutti e tre. Lo sciopero dei metalmeccanici, i medici arrabbiati, gli infermieri. Però lo sciopero, hanno promesso 100 lo sciopero degli di statali non l'ha fatto il governo, senatore. Ma senza il rinnovo del contratto... ma se il governo non ascolta nessuno... Se il governo non ascolta i sindacati, non ascolta Confindustria, non ascolta gli agricoltori, non ascolta i baristi, non ascolta gli agenti di commercio, non ascolta i giornalisti. Oggi hanno protestato gli editori, sì, perché rischia, c'è mezza Italia che rischia di chiudere. Ora la domanda è: i soldi dove si trovano per aiutare queste persone che rischiano di perdere tutto? Ci sono? Sì, perché in queste settimane, la tua redazione lo saprà, i risparmi depositati in banca sono aumentati di 30 miliardi di euro, 32 per l'esattezza. Quindi vuol dire che qualcuno durante questo Covid sta perdendo un sacco e pochi guadagna. Stanno guadagnando tanto. Ora, se questi soldi vengono investiti in buoni del tesoro, noi aiutiamo Momi a Firenze, l'amico in Calabria, gli infermieri che aspettano l'aumento di stipendio, i precari, gli agenti di commercio e di moda. Ma se questi soldi non li usi, mi viene il dubbio: o sei incapace o stai cercando la fede. È un'affermazione forte, perché, senatore, ragazzi, un'ultima domanda sul tema economico, poi tu di garantiti e non garantiti. Nella finanziaria ci sarebbe, risulta almeno da quello che ho letto e che si sa fino a questo momento, lei magari ne sa di più, che ci sarebbe addirittura 1,2 miliardi del cosiddetto fondo marchette, cioè dei soldi a disposizione dei parlamentari per le esigenze indifferibili, 800 milioni per un anno. Che cosa sono? Sono spese 800 milioni più 400, in totale 1,2 miliardi, da, diciamo così, per le esigenze dei parlamentari. Le risulta, e se nel caso esistesse... Non scherziamo. Come non scherziamo. No? Il fondo si chiama per le esigenze indifferibili dei parlamentari. Adesso, i parlamentari non penso che abbiano esigenze indifferibili, e se ce le hanno... se le fanno passare. Stiamo parlando di una manovra economica che nessuno di noi ha visto, che doveva arrivare in Parlamento il 20 ottobre e siamo al 17 novembre,
alla faccia della collaborazione. Tu sai settimana prossima di cosa si occupa la Camera dei Deputati, Mario? Di cosa si occupa? Lo dico a chi è a casa. I telespettatori diranno: la Camera dei Deputati, il Parlamento della Repubblica, settimana prossima, visto che questa settimana è chiuso, perché ci sono solo le commissioni, settimana prossima di che cosa si occupa? Di Covid. Covid. Emergenza sanitaria. No, invece di cosa si occupa? Emergenza economica, di famiglia. No, di cancellare i decreti sicurezza. Cioè, tutta settimana questa in commissione. E tutta settimana prossima alla Camera dei Deputati il Parlamento italiano è bloccato per il decreto che cancella i decreti di sicurezza. Ma secondo te è l'emergenza del Paese? No, non è l'emergenza del Paese, senatore Salvini. Comunque noi andiamo testardamente avanti per fare le nostre proposte. Ti aggiungo un'ultima riflessione. Proprio in queste ore, vigliaccamente, il governo ha bloccato per tutto il 2021 l'adeguamento delle pensioni. Vigliaccamente, che sarebbe stato dell'1%, cioè, previsto dalla legge della Corte Costituzionale. Fosse sparita però quella, mi dicono, che fosse sparita quella norma, bisognerà leggerla, leggeremo bene. Intanto io la fermo perché è un'altra pubblicità. Ad oggi le pensioni italiane sono bloccate per tutto l'anno prossimo. Poi, se questi cambiano idea, andiamo a vedere. Intanto, senatore, io l'aspetto. Però tu capisci più... che c'è bisogno di programmazione, di organizzazione, di visione. Io amo l'Italia, senatore, la porteremo fuori da questo pantano. Non mi faccia cambiare idea ogni giorno. Non mi faccia licenziare, che già sa che qua sono sempre precario e se non mando la pubblicità... Io ce ne scampi. ci vediamo più tardi per parlare del Natale. Ci vediamo anche con Maurizio Momi. Intanto fra 60 secondi, nuovi ospiti e il nuovo tema. 60, 59, 58, 57... 57.